streamer, pro player, difende i colori della Cremonese Flocox, che fa il suo esordio nella Serie A Team 2023. Non lo fa contro un pro player, diciamo, sconosciuto e invisibile, perché dall'altra parte la Juventus Desire è andata sull'osato sicuro, è andata su Dani Pitbull. Dani Pitbull, vincitore della prima edizione della E-Serie A Team, in questo caso torna a calcare ancora una volta il palcoscenico di Milano, sempre con i favori del pronostico all'interno di questa competizione. Dall'altra parte la Cremonese è all'esordio assoluto insieme a Flocox. Marco, una partita nella partita, perché sappiamo che si conoscono molto bene i ragazzi di Cremonese e Juventus. Un'emozione quella di Flocox per cominciare questo torneo di fronte a uno dei campioni nel panorama sportivo italiano. Sì, direi esordio non facilissimo per Flocox e la Cremonese, perché affrontano la Juventus, che è una new entry, è vero, però ha scelto un roster di livello assoluto, che vede Dani Pitbull, vede Fabio De Nuzio, vede Daniel comunque come coach, insomma un roster che sa come si fa a vincere. Partono con i favori del pronostico per la vittoria finale per molti, li hanno individuati. L'anno scorso non una buonissima Serie A Team per Dani Pitbull, che non è mai riuscito a ritrovare il suo gioco, però una stagione nel complesso più che positiva. Questa ha iniziato già molto bene su FIFA 23. Sono convinto che voglia provare quest'anno a vincere la Serie A, a portarsi a casa la seconda vittoria. Non sarà facile per Flocox, è una rivincita questa più o meno per quanto riguarda FIFA 23, perché li abbiamo incontrate queste due squadre durante la E-Super Cup. Era andata una vittoria abbastanza netta per la Juventus, però sappiamo che si giocava in 2v2, qua è solo un 1v1, quindi cambia tutto. Nel percorso di Flocox all'interno della E-Serie A Team si può parlare però di un vero e proprio esordio, visto che la E-Super Cup era un 2v2, adesso invece è l'uno contro l'altro. Da una parte abbiamo parlato del capitano della nazionale Dani Pitbull, ma parliamo anche dell'esordio di un ragazzo Flocox che ha una community molto molto ampia, che sappiamo lo casa all'interno delle proprie partite, quindi anche tanta pressione sulle sue spalle. Vedremo anche se in queste partite saprà far seguito a quello che ho sentito dagli addetti ai lavori sia uno dei giochi tra virgolette anche più spregiudicati all'interno di FIFA 23, un giocatore Flocox che per la Cremonese deve essere quel plus all'interno della propria Serie A Team, che oggi affronta la Juventus nella prima parte del suo percorso. Ecco, l'abbiamo detto in precedenza, Marco, non c'è un avversario peggiore di Dani Pitbull, forse solo Obrun, che è sempre nello stesso girone, però possiamo dirlo, è un giocatore Flocox che può portare tante tattiche al suo ventaglio e può anche magari scardinare la difesa della Juventus. Sì, giocatore di assoluto livello, lo dicevi te bene prima, Sabi. Tanti tifosi per Flocox, che possono essere sì una pressione, perché comunque sai che tante persone tifano per te, quindi non vuoi deluderle, però può essere anche una grande carica sapere che comunque c'ha tanto affetto da parte della sua community e vuole lasciare il segno in questa Serie A Team. Ricordiamo che comunque ha fatto bene l'anno scorso come risultati per essere alla fine molto giovane, perché Flocox è molto giovane, quest'anno vuole provare a fare magari quel passo in più, quel salto in avanti con questo evento live. Hai detto bene, esordio non facile, poteva forse andargli peggio solo con Obrun, che ha vinto lo scorso anno, Obrun che ritroverà nella giornata tra qualche ora, quindi esordi non facili per la Cremonese. Però sai, la pressione ce l'ha anche la Juventus, perché la Juventus è obbligata a vincere per la sua storia. Dani Pitbull ha la pressione di dover fare meglio rispetto alla scorsa di Serie A Team, quindi non sarà facile neanche per loro.
Assolutamente sì, Dani Pitbull, De Nuzzo e Danjolf, che farà da coach ai due pro player della Juventus Desire. Noi siamo anche stati ospiti della Juventus all'interno del road show della Serie A Team, una novità quella di andare all'interno degli stadi, così come siamo stati anche alla Dacia Arena di Udine, prima abbiamo visto, no, Mila e la sua Udinese. Può essere anche questo il fatto che la Juventus si metta in gioco all'interno di questa competizione, una fonte di pressione per i colori bianconeri che, come sempre in tutte le competizioni, vogliono arrivare per vincerla alla fine della fiera. Per questo hanno scelto Dani Pitbull. Sì, loro quando siamo stati a Torino per la presentazione della squadra hanno detto proprio: noi puntiamo alla vittoria, abbiamo costruito un grande team che può vincere in questa Serie A Team. Non sarà facile chiaramente, perché il livello quest'anno è altissimo, ci sono tante squadre che puntano subito dalla prima giornata alla vittoria, ci sono tutti i migliori pro player, la Juventus ha fatto un roster di livello altissimo. Sono molto curioso di vedere la partenza della Juventus, perché l'ultima squadra a cui abbiamo messo tanta pressione era il Monza, che era proprio l'altra finalista della EA Super Cup. Monza che non è andata benissimo nel gruppo A. La Juventus probabilmente avrà preso qualche appunto con Dani e Fabio e Daniel, avranno preso qualche appunto per dire: ok, dobbiamo stare molto attenti, ogni partita può risultare decisiva, cerchiamo di partire subito con una 3 punti. Sì, e quindi siamo già all'interno di Cremonese Esports contro Juventus Desire, Flocox contro Dani Pitbull, seconda partita del girone d'andata della girone B della Serie A Team 2023. Vi ricordiamo il punteggio della prima partita: Udinese 1, Empoli 5. Ricordandovi anche che la Cremonese chiuderà il programma di oggi, e infatti l'ultimo match, il match numero 10 della giornata, sarà Cremonese contro Lecce, mentre questa è la prima partita per quanto riguarda le due compagini all'interno della competizione, Cremonese e Juventus, che poi rivedremo nel corso della giornata. Immergiamoci in questa partita con la Cremonese che attacca con la classica tenuta grigio-rossa, mentre la Juventus in tenuta bianco-nera, e quindi godiamoci lo spettacolo fra queste due formazioni, fra Flocox e Dani Pitbull. Attacca proprio il pro player della Cremonese con Patrick Vieira. Pallone dentro per Ibrahimovic, prova a girarsi, va da Zidane, pallone un po' corto a trovare Theo Hernandez, ma c'era un fallo precedente sulla francese. Vediamo se proverà la conclusione ad effetto verso la porta della Juventus, c'è Ruud Gullit sul punto di battuta. Andiamo con il tiro ad esterno, se potrebbe fare la differenza scavalcando la barriera. Vediamo quale sarà la decisione da parte di Flocox. Parte il tulipano olandese col destro, pallone centrale, Wojciechowski riesce a prendere il pallone, e chi se non il polacco tra i pali bianconeri, Doc? Beh, è una grande scelta il portiere polacco, perché Szczesny è portiere super affidabile, li stiamo vedendo tutti e tre alla fine i grandi portieri di Serie A, tra Maignan, Szczesny, Minkovic, Savic, tutti e tre schierati, tutti e tre molto affidabili. Partenza subito con intraprendenza per la Cremonese, che ha provato una conclusione direttamente da punizione. Non era una posizione facile, visto comunque il gioco della barriera e col portiere di Pitbull, che non le ha lasciato praticamente nessun angolo per andare a concludere. Però mi è piaciuta l'idea di provare a concludere subito, provare a iniziare a farsi sentire. Pogba dentro per Zidane, un po' corto verso Ronaldinho, allora Theo Hernandez arriva prima, Zidane prova a far ripartire la manovra della Cremo. Pogba, c'è il taglio di Gullit, non viene esplorato da Pogba, che invece va da Zinedine Zidane, prova a partire palla al piede del francese, ora Gullit, tocco per Theo Hernandez che ha scalato la posizione verso sinistra, molto molto bravo a recuperare palla in questo caso Dani Pitbull con Denzel Dumfries, Ronaldinho, Ruud Gullit, sbaglia però un passaggio e qui può rischiare la Juventus, perché la Cremonese ha recuperato palla e può partire in contropiede. Dumfries ancora prende l'ascensore, riesce a ricacciare all'indietro la formazione lombarda. Ronaldinho prova a partire palla al piede, dentro il pallone per Dumfries, vediamo se riesce in velocità a superare l'avversario. Col fisico Dumfries entra in area di rigore, prova con il player lock a cercare il proprio compagno, ma è costretto a tornare all'indietro. Zidane, Pogba ancora per Zidane, Zlatan Ibrahimovic prova a girarsi, si va all'esterno, Theo Hernandez prova l'1-2 che non riesce, perché
Zinedine Zidane si intestardisce, entrare in area di rigore, ancora nessun attacco nei primi 18 minuti di gara, Doc. Sì, stavo proprio pensando a questo, Sabi, una partita completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza tra Udinese ed Empoli, con l'Empoli che era partito a razzo, qua due squadre che stanno studiandosi ancora, tanto equilibrio, tanta lotta a centrocampo per cercare di prendere il predominio del terreno di gioco. Guarda con quanta calma Flocox prova a far girare il pallone, perché comunque la difesa della Juve si schiera bene, non ci sono tanti spazi e giustamente Flocox decide di non accelerare, di prendersi tutto il tempo che serve per provare a creare qualcosa. Il Cremonese che guadagna la rimessa laterale, ancora una volta l'anticipo di Dumfries che regala soltanto la touche agli uomini di Flocox. Ronaldo il fenomeno prova a entrare in area di rigore, è proprio Dumfries ancora una volta a dirgli di no. Ronaldo il fenomeno prova a girarsi d'esterno, va da Tomori, attaccato da Ronaldo, va dalle parti di Dumfries, si gira l'olandese, torna da Tomori, ancora il difensore centrale, maglia britannica, va da Lucio, Teo Hernandez, Zidane prova a girarsi, prende il fondo, Zidane però non crossa, vuole entrare in area di rigore, palla al piede, ancora Zidane, non trova però spiragli, allora deve tornare da Pogba, si chiude molto bene la difesa della Juve che alla fine triplica Pogba e guadagna il possesso. Una partita che non sembra una partita di FIFA, sembra una partita a scacchi, Doc. Sì, una partita giocata a ritmo molto lento, adesso attenzione che forse si apre un pochino la difesa della Cremonese, seguiamo qua Digno. Zidane verso Ibrahimovic, Teo Hernandez, forse la prima azione da parte della Juve che entra in area di rigore, ma ancora una volta c'è l'anticipo da parte della difesa della Cremonese, manca sempre l'ultimo passaggio. Sì, manca la giocata che può sbloccare il match, magari quell'ultimo passaggio sulla tre quarti, quella skill sulla tre quarti, due squadre che per ora si stanno studiando, difese assolute protagoniste, tanto equilibrio, sembra quasi più che una partita della regular season, anche Sabi sembra una partita da playoff inoltrati. La tensione si taglia con un coltello all'interno di questa partita, uno 0-0 che tende a non sbloccarsi. Teo Hernandez attacca la Juventus con l'esterno francese, Teo Hernandez costretto a tornare all'indietro, prova con una finta a ritornare sui suoi passi, poi Zidane sbaglia un altro passaggio, attenzione a Flocox che può ripartire, aggressivo Lucio, recupera solo per un attimo il pallone, Vieira, Dumfries, pallone per Ficaio Tomori, Lucio, ancora il centrale brasiliano va dalle parti di Denzel Dumfries, Tomori, Lucio, Vieira, pallone che in qualche modo prova ad arrivare all'attacco grigio-rosso, recupera Zidane ma è quello bianco-nero, Teo Hernandez, taglio di Zidane che riceve ora il pallone, 1-2 che si realizza, ancora Teo Hernandez a solcare la parte sinistra, dentro il pallone, ancora una volta Lucio in anticipo. Mi sembra una partita che stenta a decollare, come vedete il possesso palla è pressoché identico e anche i tiri in porta sono 1-0 fino adesso, Doc, fanno fatica davvero a entrare in area di rigore con la pulizia tecnica, entrambi sia Flocox che Dani Pidul ci stanno facendo vedere come si difende in area di rigore. Sì, stanno facendo un master nella fase difensiva, ci stanno facendo vedere tante buone cose, attenzione qua perché Ronaldinho trova Zidane e stavamo esaltando la fase difensiva, basta un pallone filtrante dentro per aprire la scatola della difesa bianconera, ci pensa Zinedine Zidane, ma che passaggio dentro l'area di rigore, molto molto freddo Flocox a trovare la rete del vantaggio al 41esimo, si sblocca finalmente la gara. Se l'è dovuto inventare qua Flocox, perché stavamo parlando delle difese, al momento erano praticamente zero tiri in porta per entrambe le formazioni, stesso possesso palla, è servita un'invenzione per sbloccare questa partita, un Flocox molto determinato che riesce a portarsi in vantaggio, ma adesso attenzione alla risposta di Dani Pitbull in questi ultimi istanti del primo tempo. Ibrahimovic dentro il pallone, ancora un anticipo imperioso da parte di Lucio, attenzione al player lock, Gullit va dalle parti di Zlatan Ibrahimovic, si trascina il pallone, eccolo Ronaldo il fenomeno, prova a spezzare il raddoppio e spacca la porta, Ronaldo il fenomeno si toglie la pressione di dosso Flocox che timbra il cartellino sul finale del primo tempo, 2-0 grigio rossi, che finale di tempo. Che contropiede per la Cremonese al 45esimo, dopo che la Juventus sembrava potersi rendere pericolosa,
Flavio, sembrava fuori gioco, però che freddezza di Flocox col player lock. Che freddezza di Flocox, ha detto bene Sabino in cabina di commento, si toglie tante pressioni di dosso, perché comunque era il debutto in questa Serie A team, contro un super avversario, contro la Juventus, primo tempo equilibratissimo, già sullo 0-0 forse avevo visto un pelino meglio Flocox, forse 51-49 se dovevamo dare i meriti, poi però ha trovato anche due gol, adesso 2-0, e per come stanno difendendo entrambe le squadre, per le poche occasioni che stiamo vedendo, la vedo dura per Danny Pitbull rientrare in partita. Però ci sono ancora 45 minuti e mi aspetto adesso anche qualche cambio tattico da parte della Juventus. Difficile però, Flavio, cambiare l'inerzia di una partita. Abbiamo visto tante partite ormai da quando commentiamo questo tipo di competizione. Serve davvero un cambio di ritmo di Dani, soprattutto dal punto di vista offensivo, perché in questo secondo tempo si dovrà scoprire molto, e la Cremonese abbiamo visto che è molto brava con i passaggi dentro l'area di rigore. Prima l'abbiamo visto con Mila, che ha provato a mettere il pressing costante e ha solamente peggiorato la situazione. Quindi vedremo Dani Pitbull che strategia adotterà, però sicuramente deve fare qualcosa, perché continuare solamente a difendere non lo staccherà tanto da questo risultato. E siamo già all'interno del secondo tempo con la Cremonese sopra 2-0 contro la Juventus. Si attacca ancora la formazione grigio-rossa. Teo Hernandez ha preso l'ascensore per cercare Ronaldo il fenomeno. Pallone che non passa, ma recupera ancora una volta Flocox. Vieira, Lucio, ancora per il francese, non va all'esterno ora, sì, dalle parti di Denzel Dumfries. Tomori, Lucio. Sbaglia però un pallone sanguinoso, la Cremonese ha provato a partire Ibrahimovic, non l'ha servito Ronaldo, Gullit dentro per la fondata di Zidane, ancora grande anticipo di Dumfries, rischia tantissimo Flocox che però esce dall'area di rigore in modo principesco, e allora siamo già dall'altra parte, Vieira, Ibrahimovic in fuorigioco, il fenomeno non si può servire, Tomori, Gullit dall'altra parte d'esterno a cercare Teo Hernandez, altro player lock che però non si realizza, Gullit, Zidane, c'è il servizio verso Teo Hernandez, ma cosa ha rischiato prima Flocox? Forse l'unica cosa che non deve fare è lasciare quegli spazi a Dani Pitbull. Sì, deve stare molto attento in fase di impostazione, perché quella palla poteva fare molto male, al momento è padrone della partita, però sai, contro un avversario come Dani Pitbull basta concedergli un'occasione per cambiare completamente l'inerzia del match. Tanta difficoltà nella fase di costruzione in questo momento per la Juve, che finalmente riesce a trovare un spazio. Teo Hernandez sgasa sulla sinistra, Szczęsny ci mette il guantone sinistro e dice di no a praticamente al gol dell'1-2, perché era liberissimo di colpire il giocatore della Juventus dentro l'area. Attenzione alla Cremonese che va dall'altra parte, Vieira prova a cercare Dumfries sulla fascia destra, ancora l'olandese costretto a tornare al mittente, infatti torna dalle parti di Patrick Vieira. Ronaldo il fenomeno di tacco, non passa questo pallone, Gullit, Pogba fa passare il pallone nella cruna di un ago, dall'altra parte parte Zlatan Ibrahimovic nell'insolita posizione di esterno sinistro, prova a rientrare l'olandese, finta, Ibra dentro per Zidane col sinistro, pallone che rimane lì, alla fine la Cremonese si salva, sta alzando il livello del suo gioco Dani Pitbull, però è stato bravo in questo caso a rientrare bene Flocox e a murare la conclusione della Juve, che però riprende palla, Pogba per Ronaldo il fenomeno, extra pass, Digno può rientrare, vediamo se riesce a calciare, Digno un paio di finte, Teo Hernandez cancella qualsiasi idea del brasiliano. Sì, un paio di palloni persi in uscita per la Cremonese che potevano fare molto molto male, Dani Pitbull e la sua Juventus che adesso forse meriterebbero qualcosina di più in questo secondo tempo, si sono fatti più volte pericolosi soprattutto sfruttando la fascia di Teo Hernandez sulla sinistra, visto prima Sabi quel bel triangolo con Milinkovic che l'aveva toccata quel tanto che bastava per non farla prendere attaccante. Cremonese che si è un po' spento in avanti, seguiamo anche adesso, vedi quanta difficoltà a ritrovare la via della porta, forse qualche cambio adesso potrebbe servire a Flocox. Qui sbaglia invece il passaggio Ronaldo il fenomeno sull'incursione da parte di Ibrahimovic, siamo già dall'altra parte, Pogba si gira dalla parte giusta, c'è Dumfries da servire e invece si va da Vieira, pallone un po' timido verso Gullit, la Juventus prova a recuperarlo, Zidane con un numero, viene fermato però da Ronaldinho dall'insolita posizione di terzino destro, Lucio, Gullit per Paul Pogba, vediamo se la Juventus riesce ad alzare la testa, a essere sotto 2-0 dopo i primi 45 minuti, già il cronometro scorre, Ronaldo verso Dumfries, pallone dentro, Digno si gira verso sinistra, non può calciare, torna da Pogba, servizio verso Ronaldo il fenomeno, prova lui col doppio passo, poi in area di rigore viene fermato nuovamente Dani Pitbull, che richiede una pausa, manca un quarto d'ora più eventuale recupero per riuscire
a ritornare almeno sul 2-1 e poi riaprire il match. Cremonese che recupera un pallone importantissimo per mantenere anche il possesso palla, e lo fa molto bene Flocox. Gullit, Scavetto a trovare Teo Hernandez, ci sono praterie per il francese, l'esplora tutto il trenino transalpino, va da Ronaldo che due volte viene chiusa la difesa della Juve, prima da Szczęsny e poi da Tomori. Sì, questa poteva essere l'occasione per chiudere la partita, Sabi. Juventus che è andata tanto in difficoltà, soprattutto a centrocampo, a cercare, seguiamo qui, non è fuori gioco. Pogba dentro l'area di rigore, il passaggio per Ibrahimovic! Il pallone di Dani Pitbull a tagliare la difesa della Cremonese. Daniel Fli dice, calma che ci sei, sei 2-1, manca ancora un po', puoi recuperare questo match. All'improvviso, un lampo, quello del campione di Dani Pitbull. E qua sul filo del fuorigioco se n'è andato via molto rischioso, però la tattica di Flocox si è fatto trovare scoperto oltre il 70esimo sul 2-0. Questo è un errore che può costare caro, perché sai, di solito può essere anche un po' l'inesperienza, Sabi, non so cosa ne pensi te, perché farsi trovare in contropiede quando stai conducendo 2-0 è un errore abbastanza banale. Molti altri player avrebbero già quasi addormentato la partita. Un gol che fa male. Vediamo adesso mentalmente se riesce a ritornare dentro la partita. Ingresso di Leao per la Cremonese, proprio per giostrare in realtà quegli spazi che ci saranno con una Juventus in pressione per recuperare il match. Subito recupera palla Dani Pitbull in quella che è la specialità della casa, Ronaldo il fenomeno. C'è il taglio di Rafa Leao, si va invece da Denzel Dumfries, cercava il taglio di Zidane che era libero dentro l'area di rigore. Touche per la Juventus, Leao per Zidane, non si gira verso Gullit, Leao trova Ronaldo il fenomeno, si può girare ancora Ronaldo dentro l'area di rigore, Teo Hernandez invece gli sradica il pallone, lob a cercare Zidane, esce la Cremonese da una situazione complessa, Ronaldo per Vieira, ora vedremo se Flocox riesce a tenere il risultato dalla sua parte. Zidane solo per un attimo, Tomori che non riesce a vincere il duello. 5 minuti più eventuale recupero di tensione per la Juve e di speranza per la Cremonese che è sopra 2-1. Zidane torna all'indietro, non si disfa del pallone, vuole la pressione della Juventus, poi se lo trascina in rimessa laterale. E attenzione perché qui Doc Dani Pitbull ha la possibilità di giocarsi il tutto per tutto negli ultimi minuti. Sì, anche qui un brutto pallone perso da parte di Flocos della sua Cremonese. Dani Pitbull può provare a costruire qualcosa, sicuramente un'ultima occasione cercherà di crearsela, magari aspettando proprio lo scoccare del 90esimo come siamo soliti vedere. Attenzione dalla fascia destra con Leao e Dumfries che qua però combinano un pasticcio, e questa è una grande grande chance mancata. Respira Flocos della Cremonese, adesso deve cercare di rimettere la palla in campo, evitare la prima pressione perché ci sarà sicuramente il pressing costante da parte di Dani Pitbull, e cercare di giocare la palla lontano dalla propria area di rigore. Perdere la propria metà campo potrebbe essere fatale. Sì, assolutamente Doc, anche perché ora giocherà il tutto per tutto, mancano veramente frazioni di secondo per concludere la partita. Vedremo la pressione della Juventus che in questo caso mette anche Di Maria in campo. Vediamo se riesce Dani Pitbull a recuperare il pallone o sarà più bravo di lui Flocox a recuperarlo in questo caso dopo averlo perso. Zidane, ci sarebbe Ronaldo il fenomeno da servire, in realtà congela il pallone Flocox che si fa attaccare, manca pochissimo, l'arbitro fischia e la Cremonese porta i primi 3 punti a casa, 2-1 sulla Juventus. Fatali gli ultimi 5 minuti del primo tempo. Venom, abbiamo dopo l'Empoli un altro risultato, molto probabilmente a sorpresa, perché la Cremonese si porta a casa i 3 punti contro la Juventus.